Siamo con Paolo Rampani, tecnico del Sermide, che innanzitutto ringraziamo per l'esemplare cordialità e l'esemplare correttezza di presentarsi sempre ai microfoni di Sermidiana Magazine. Mister, deve essere davvero duro spiegare questo pareggio. Partiamo dall'inizio? Se partiamo dall'inizio, no, perché comunque vada, anche oggi abbiamo dovuto fare a meno di alcuni giocatori che per noi sono importanti. Gli altri che sono stati chiamati in causa in alcuni momenti anche in ruoli non proprio adatti si sono dimostrati all'altezza. Chiaro che venire su questo campo qui al 50esimo, essere davanti 2-1 dopo aver sbagliato anche un calcio di rigore e portare a casa un punto solo, un pochino male fa, però bisogna guardare. Io guardo il bicchiere mezzo pieno, nel senso che la prestazione è stata di altissimo livello contro un avversario di altissimo livello, e ci manca ancora, dobbiamo completare un po' di percorso fatto di esperienza, anche un po' di saper gestire in maniera ancora più oculata i momenti decisivi delle gare, perché in questa categoria qui non perdonano. In settimana ci sarà la conta degli ex combattenti reduci, perché domenica prossima al Comunale Nuovo di Sermide arriva la capolista. E noi non vediamo l'ora, ci mancherebbe. Cioè, io ho detto con i ragazzi che anche queste partite di domenica scorsa col Palboino, oggi con la Serenissima e domenica prossima col Marmirolo, sono delle partite che dobbiamo ringraziare il fatto di essere in questa categoria, per trovarci di fronte a delle compagini attrezzate per fare i salti di categoria, a dei giocatori che hanno esperienza, che hanno qualità. Cioè, io non vedo l'ora che sia domenica prossima col Marmirolo, sinceramente. Poi se sono più bravi gli daremo la mano, ma non c'è nessun problema. Insieme a Michele Baratti, direttore sportivo della Serenissima, commentiamo questa gara che entrerà negli annali della società. È stata una partita molto combattuta, dove ci sono stati diversi episodi, diciamo così, discutibili da ambo le parti, e alla fine credo che il risultato rispecchi un po' l'andamento della partita. Abbiamo pareggiato alla fine con due giocatori in meno, e da quel punto di vista lì alla nostra squadra non possiamo chiedere di più, ecco. Poi siamo stati, secondo me, molto ingenui nel commettere alcuni errori, e questo ha un po' agevolato il Sermide, che comunque ha fatto la sua partita e avrebbe portato a casa anche la vittoria, se non fosse stato per comunque la reazione del gruppo e anche l'ingresso di Denis Morogeva, che ha risolto la partita con due bellissime giocate. Tutto qua.